Franca, Thomas e Kirby entrarono alla sala relax alle 12:25 circa, in un martedì pomeriggio. Ognuno di loro stava tenendo dei contenitori fatti apposta per contenere cibi e bevande, crollando poi pigramente sulle sedie di vetro resina che erano state spinte a casaccio sotto il tavolo, visto che prima erano state già utilizzate. La stanza cominciò a risuonare di violenti pop e di suoni strascicati, mentre i coperchi di plastica saltavano via e le borse del velcro rilasciano i propri tesori. Dannazione. Thomas arroteò gli occhi. Franca, con la bocca piena di pizza fredda, borbottò empatica. Tua moglie ti ha fatto ancora un panino con insalata al tonno, eh? Thomas lanciò il panino molliccio sul tavolo con un clamoroso glop. Sa che odio questa roba! Giuro, mi sto per esaurire con questa merda! Perché non ti prepari da solo il pranzo, allora? Tentò di dire Kirby tra i denti ricoperti di insalata. Una goccia di salsa barbecue scivolò dal labbro di Kirby e cadde contro il tavolo. Thomas semplicemente guardò Kirby con disprezzo. Non capisci, amico. Le avrò detto almeno 50 volte non mi piace l'insalata di tonno. Ma lei mi ascolta, forse no! Disse portando la sua mano destra sulla fronte. Davvero, sono stufo di questa cosa! Beh, almeno non sei come quel tizio. Franca pulì la sua bocca dal grasso residuo della salsiccia con un tovagliolo di carta a buon mercato. Che tizio? Thomas guardò Franca leggermente confuso. Parli del tipo della CompuTools? Ne ho sentito parlare al telegiornale la settimana scorsa. Esordì Kirby mentre stava già cominciando a scavare dentro la sua tazza col budino. Thomas si girò verso Kirby. Di che diavolo state parlando, ragazzi? Franca si pulì le mani con un altro tovagliolo. Le mise poi davanti a lui e si mise in una posizione tranquilla. Thomas e Kirby fecero altrettanto. Vedi, c'era questo ragazzo alla CompuTools. Ed era pure un bel ragazzo. Qual era il suo nome? Franca si concentrò guardando il soffitto, cercando di ricordarne il nome. Improvvisamente schioccò le dita. Phil Kerbson. Comunque, era un lavoratore diligente. Non si era mai lamentato. Faceva sempre il suo lavoro prima della scadenza. Diamine, sarebbe anche rimasto fino a tardi al lavoro per assicurarsi che il suo record perfetto non venisse mai battuto. Thomas intervenne. Odio quei ragazzi. Beh, apparentemente CompuTools assunse un nuovo manager. Un pezzo grosso. In pratica uno istruito da una grande azienda. Hai presente il tipo che non alza un dito in vita sua e riesce a saltare la fila? Thomas scosse la testa. Esattamente. Così questo ragazzo venne assunto per... Franca mosse il dito. Aiutare. E dato che questo stronzo non si intendeva di prodotti CompuTools, non faceva altro che dare ordine e controllare tutti. Tutti nell'ufficio dicevano cose come «Me ne sto per andare», «Coinvolgiamo l'HR», «Questo tizio è completamente senza cuore». Le solite promesse tutto fumo e niente arrosto. Tutti non facevano altro che scontrarsi, tranne Phil. Phil si faceva gli affari propri e faceva il suo lavoro in silenzio e sorridente. Sarebbe anche andato bene, se non fosse che chiese al suo manager «C'è qualcos'altro che possa fare per aiutarla?» Beh, non so se quel manager aveva pianificato di essere così malizioso o se era di sua natura così. Ma assimilò questa nozione nella sua testa, per vedere se sarebbe riuscito a piegare Phil, fino a quando non sarebbe riuscito a distruggerlo. A partire dal giorno successivo, il manager straripava la scrivania di Phil di lavoro e gli sbretava. Ho bisogno di tutto questo entro le 5 di oggi pomeriggio. Altrimenti puoi anche impacchettare la tua merda e andartene. O qualcosa del genere. Phil tranquillamente si voltò verso il manager con il suo sorriso innocente e calmo. Sorrise e disse... Certo, capo. Si fecero circa le 5 e Phil entrò nell'ufficio del manager per portargli il suo rapporto completo sulla scrivania dell'uomo. Ecco qui, capo. Il manager alzò gli occhi dalla sua pregiata scrivania in marmo di 200 kg, che allora stava pulendo e lucidando, verso i documenti portati da Phil con uno sguardo scioccato. Come poteva un uomo completare una relazione in solo 7 ore e mezza scarsi?
I suoi occhi poi si spostarono dalla relazione per guardare ferocemente il volto calmo e lucido di Phil. «C'è nient'altro che possa fare?» sorrise Phil. Il manager semplicemente scosse la testa incredulo. «Ok, bene, allora io me ne vado, signore. Vi auguro una buona serata.» Era sbalordito. Rafforzò le sue motivazioni e giurò che si sarebbe impegnato di più per piegare lo spirito di quel tipo entro quel fine settimana. Beh, si giunse al fine settimana e Phil era ancora allegro come al solito. Rispondeva sempre a qualsiasi compito vergognoso con un felice «Certo, capo», per poi consegnare il lavoro finito al manager alla fine della giornata con un piacevole «C'è nient'altro che possa fare per aiutare.» Questa cosa andò avanti per un paio di settimane e il manager adesso si era accorto che i suoi sforzi non davano frutti. Per questo decise che fosse giunto il momento di alzare la posta. Così il manager bombardava Phil con compiti più pesanti, viaggi di lavoro prolungati e noiose conferenze. Tutto questo per sedare il suo desiderio di distruggerlo. Ma con ogni nuovo e più arduo incarico, Phil rispondeva sempre con un «certo, capo», per poi andargli incontro con un ancor più sbagliante «c'è nient'altro che possa fare per aiutarla?». Il manager, adesso che aveva finito le idee, aveva ancora un asso nella manica. Anche se la sua mancanza di concentrazione sul lavoro per il quale era stato assunto stava cominciando a farsi sentire, voleva fare un ultimo tentativo. Lui stesso aveva dovuto affrontare il plotone di esecuzione. Si ricordò così che c'erano delle pause in mezzo ad ogni giornata di 8 ore che stavano permettendo a Phil così di riprendere fiato. In questo modo ogni volta recuperava il suo equilibrio, faceva una buona notte di sonno e tornava il giorno dopo sempre con una continua voglia di lavorare. Così, con questa nozione in mente, assegnò a Phil la relazione di bilancio per l'anno successivo e gli disse: «Non mi importa quanto tempo ci voglia, ma non lascerai la scrivania fino a quando non saremo riusciti a tagliare almeno 5 milioni di dollari dal bilancio del budget dell'anno prossimo.» Come sempre, Phil rispose con il suo marchio di fabbrica: «Certo, capo.» Il manager se ne andò via sapendo che questo compito sarebbe stato quello decisivo per distruggerlo una volta per tutte. E poi, come un orologio svizzero, Phil rientrò nell'ufficio del direttore con il bilancio compilato, consegnandoglielo. «C'è nient'altro che possa fare per aiutare?» Il manager osservò i dati del budget. «Ehi, non mi piacciono questi numeri.» Il manager ridette così la pratica a Phil. «Rifai tutto, e stavolta fallo bene.» Il sorriso di Phil si afflosciò un po', ma poi si riprese e si voltò per tornare verso la sua scrivania. Il direttore aveva visto il sorriso di Phil piegarsi per un attimo e ridacchiò se stesso per la riuscita del suo piano. Si fecero le 8 quando Phil ritornò all'ufficio del direttore. Ma Phil sembrava un po' diverso. I suoi capelli erano un po' spettinati. Gli occhiali con montatura di corno stavano sulla sua fronte. Parte della sua camicia era smossa fuori dai pantaloni. L'andatura di Phil non era più spensierata. Phil mise la relazione davanti al manager ed esasperatamente proferì: «C'è nient'altro che possa fare per aiutare, signore.» Il manager ora, vedendo la vittoria a portata di mano, esaminò la relazione. Phil, penso che hai fatto alcuni errori di calcolo qui.» Restituì la relazione a Phil. «Rifallo e ricordati di quello che ti ho detto. Rimarrai qui finché non lo completerai.» Phil, sconsolato, sconfitto e deluso, esaminò la relazione nelle sue mani, asciugando il sudore della fronte e grattandosi dietro il collo. L'uomo, quasi distrutto, tornò alla sua scrivania per correggere i suoi errori. Non appena Phil lasciò il suo ufficio, il manager chiuse la porta e si mise a danzare per la vittoria. Phil era quasi spezzato. Il manager sarebbe andato a dormire bene quella notte. Alle 11, Phil si trascinò nuovamente dentro l'ufficio del manager e gli consegnò la relazione completa e corretta. Esausto, Phil chiese ancora: «C'è qualcos'altro che posso fare per aiutarla, signore?» Il manager ora, un brillante esempio di pura arroganza, gettò la relazione sul pavimento ed esclamò: «Perché hai fatto il bilancio dell'anno prossimo?
Ho chiesto di fare il bilancio per quest'anno. È così difficile seguire delle semplici istruzioni? Adesso voglio che tu faccia marcia indietro al tuo patetico piccolo buco e ci starei per tutta la notte, finché non avrei fatto esattamente quello che ti ho chiesto di fare. Altrimenti, che il Signore mi aiuti, troverò qualcun altro che possa farlo. Ora, non si sa esattamente cosa sia successo dopo, ma alcuni dei ritardatari che stettero a tardanotte, i quali sentirono la filippica del manager, sostengono che non appena ebbe finito, Phil si tolse gli occhiali. Li pulì poi con l'angolo della sua camicia che era ancora fuori dai pantaloni. Successivamente se li rimise e chiuse tutte le persiane che stavano di fronte al resto della stanza di quell'ufficio. Dopo, ciò che uscì dalla stessa stanza fu uno schianto fragoroso e un grido acuto. La porta si spalancò e il manager venne sbattuto fuori dalla stanza con cocci di vetro tra i suoi capelli, sanguinando copiosamente dal suo viso, urlando poi: «Chiamate la sicurezza! Presto, chiamate la sicurezza!» I testimoni poi affermarono di aver visto Phil calmo uscire fuori dall'ufficio con la camicia e le mani sporche di sangue. Teneva un tagliacarte sulla mano destra, anch'esso macchiato di sangue. L'espressione di Phil era calma e felice, ma aveva uno sguardo che qualcuno potrebbe definire come folle. La fronte di Phil si corrugò, arricciando le sopracciglia in ampi archi. I suoi denti contorti, secondo una persona, sembravano affilati e appuntiti. La sua pelle, una volta chiara e pallida, ora era rossa e squamosa. I suoi capelli, solitamente lisci, adesso erano agitati selvaggiamente sulla sua testa e ballavano di propria iniziativa. Phil marciò verso il manager rannicchiato. «Certo capo, certo 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 capo!» Continuò a decantare certo queste due parole più e più volte, mentre il volume della sua voce continuava a salire fino a quando non si mise praticamente ad urlare. Distrusse ogni cosa nel suo percorso per arrivare al direttore, che ora stava strisciando verso l'ascensore. Si girò verso le pareti dell'ufficio scagliando la stampante, rovesciando poi una scrivania, sempre marciando ad un ritmo costante. La velocità di Phil non diminuì neanche una volta. Finalmente si aprirono le porte dell'ascensore e il manager rapidamente vi guizzò dentro. E mentre freneticamente colpiva più volte il pulsante chiudi porta, il braccio di Phil raggiunse l'interno della cabina mentre le porte si stavano chiudendo. Il gestore si lasciò sfuggire un femminile grido di aiuto. E poi... Thomas, che adesso stava seduto sul bordo della sua sedia, sbatté le palpebre. Che cosa è successo dopo? Beh, Franca continuò, la sicurezza lo portò via. Le persone che erano rimaste per tutto il tempo affermarono di non aver mai sentito Phil usare un linguaggio volgare, neanche una volta. Ma quel giorno hanno sentito delle maledizioni così vili che sembravano quasi appartenere a qualche lingua antica. Qualche lingua demoniaca. Solo la grazia di Dio garantiva la sicurezza necessaria in grado di trattenere Phil. Mentre il cellulare entrava nel parcheggio dell'ufficio, i testimoni si accorsero di tre cose. In primo luogo, Phil calciava e urlava per tutto il tempo ed era appena riconoscibile. In secondo luogo, il direttore non riusciva a smettere di piangere. E in terzo luogo, si resero conto della causa dello schianto fragoroso nell'ufficio del direttore. La scrivania in marmo dal valore di 600 sterline, oggetto di grande valore per il manager, ora giaceva a pezzi fuori dalla finestra dell'ufficio. Quindi è andata così, eh? Che cosa è successo dopo? Ci fu un processo? Esclamò Thomas. Oh, ci fu un processo! Ma Phil venne ritenuto mentalmente instabile per affrontarlo. Così venne rifilato all'ospedale statale delle parti di Brookfield. Le acque si calmarono e tutto tornò alla normalità. Il manager venne condotto alla sede aziendale e gli venne fatta una ramanzina perché le telecamere di sicurezza non solo avevano registrato ciò che Phil fece al manager in quell'ufficio, ma avevano anche registrato gli sfoghi del manager contro Phil, che lo avevano indotto alla pazzia in primo luogo. Quello che meritava, dico io. Commentò Thomas. Kirby semplicemente scosse la testa mentre cominciava a pulire il suo recipiente. Beh, ecco il vero colpo di scena. Ho saputo tutto questo da Sally Boyd. Proprio lì, alla Computools.
era un'amministratrice del manager. Dopo che il manager venne lasciato andare, stava ripulendo la sua, ormai temporanea, scrivania e per passare il tempo si mise ad ascoltare la radio. Il manager lasciò il suo ufficio per un attimo per portare altre scatole. Quando ritornò, sentì chiaramente un annuncio alla radio. Phil Crepson, condotto lunedì al Brooksfield State Hospital, sembra essere sparito dalla sua cella stamattina presto. Il manager si pietrificò terrorizzato e non appena Sally si avvicinò per vedere l'espressione del manager, la porta si chiuse colpendole violentemente il viso, buttandola a terra. Mi disse che, dopo essersi ripresa dalla caduta, lo sentiva chiaramente implorare qualcuno di risparmiargli la vita. Sentì distintamente dire: «No, ti prego, no, farò tutto quello che puoi!» Poi, una voce calma, rilassante e familiare venne da dietro la porta. Sally cominciò a prendere a pugni la porta, ma era chiusa a chiave. Guardò dalla finestra, ma le persiane erano quasi completamente chiuse. Quindi riusciva a vedere solo movimenti confusi di braccia e gambe. Sally diede calcio alla porta e urlò più volte richieste di aiuto. Ma era troppo tardi. Non appena il rumore all'interno dell'ufficio fu cessato, Sally udì lo scatto della serratura che si apriva. Con le lacrime agli occhi, Sally raggiunse lentamente la maniglia e aprì la porta, rivelando così una macabra scena. Il corpo del manager era aperto dalla gola al bacino, con la gabbia toracica e gli organi esposti. Le sue mani erano dei grovigli contorti di carne e nocche. La sua faccia aveva un'espressione fissa di angoscia e terrore, con gli occhi spalancati, la mascella rigida e il naso rotto e contorto. Nella sua mano sinistra, mentre si contraeva nel suo ultimo battito, si trovava il cuore del manager. Sally e alcuni degli spettatori che finalmente erano riusciti a entrare nella stanza guardarono in alto e videro il seguente messaggio scarabocchiato sul muro giallo scuro dell'ufficio. Ci sbagliavamo. Dopotutto, ce l'aveva un cuore. Gesù. Thomas era stato costretto a trattenere il vomito coprendosi la bocca. Dopo questo la Computools chiuse quell'edificio. Penso che l'abbiano trasformato in un megabyte. Franca finì la sua storia con un solenne sorso di caffè. Thomas si stropicciò gli occhi. Wow. Aspetta un minuto, che cosa è successo a Phil? Questo è il momento in cui dovrei dire che è questa la cosa strana. Ma in realtà non è così tanto strano. Quando finalmente riuscirono ad aprire l'ufficio, l'unica persona lì dentro era il manager. Sally disse perfino che non era neanche riuscita a vedere Phil. Aveva soltanto sentito la sua voce, o almeno qualcosa che sembrava la sua voce. E così non si è più visto da allora. Questa storia è una totale stronzata, esclamò Kirby. Franca e Thomas si girarono per guardare Kirby, che aveva rovinato così l'atmosfera. Ah sì? Chiese Thomas. Lo dici come se tu sapessi che cosa è successo. Il fatto è che io so soltanto che non è successo così. Affermò Kirby calmo mentre sistemava i suoi occhiali dalla montatura di corno. Ok, pezzo grosso. Come lo sai? Scherzò Franca. Perché? Kirby si avvicinò. Franca e Thomas imitarono il suo movimento. All'ospedale non sanno ancora che me ne sono andato. In quel momento il capo di Kirby entrò nella sala relax. Ehi, Kirby! Ho bisogno che tu faccia una cosa per me! Certo, capo. Mentre Kirby si alzava per uscire dalla sala relax ormai completamente silenziosa, Frank e Thomas diedero uno sguardo al badge di Kirby per leggere così il suo nome completo. Il suo nome era Kirby Phillips.